base agli elementi del piatto, il tonno rosso di Sardegna e la patata blu, e soprattutto in base alla complessità della cucina di questo piatto, io proporrei due vini in abbinamento. Uno, un vino fermo, un Cerasuolo di Vittoria per un abbinamento del Mediterraneo. Cerasuolo di Vittoria è una DOCG siciliana. Ho scelto questo vino perché ha dei profumi gradevoli di frutti rossi, in modo che riesce a compensare la complessità del piatto, ha dei tannini morbidi ed avvolgenti ed è giusto servire, la temperatura di servizio è intorno ai 16 gradi. L'altro vino che ho scelto per una questione soltanto di degustazione è un Franciacotta con Contrade Castaldi, in quanto questo piatto secondo me può essere degustato anche d'estate e quindi è preferibile abbinare un vino più fresco e soprattutto una bollicina morbida come quella che viene fuori dal Franciacotta Contrade Castaldi. Allora, il Cerasuolo di Vittoria i vitigni che lo compongono sono il Nero d'Avola e il Frappato, due vitigni autoctoni della regione Sicilia, e le loro caratteristiche in questo vino sono soprattutto i frutti rossi e la morbidezza e l'eleganza del tannino che piacevolmente riesce a pulire il grasso del tonno. I profumi sono quelli che ci aspettavamo, ciliegia, frutta rossa. Al gusto era quello che ci aspettavamo, tannini morbidi, eleganti, una giusta acidità. La temperatura di servizio per questo vino abbinato al piatto è intorno ai 16 gradi. Si può subito notare la spuma, l'effervescenza, l'eleganza di queste bollicine. All'olfatto sentiamo delle note di pane tostato. Al gusto un'elegante bollicina avvolta da una leggera acidità, giusta per il piatto che andiamo a degustare. Dall'Enoteca Sam Wine un saluto e vi ricordiamo che cortesia e professionalità sono di casa.